Ciao ragazzi, benvenuti in questo video Scherzo a Tina. Sì, oggi Scherzo a Tina in videochiamata. È un po' di tempo che non facciamo uno scherzo a Tina e soprattutto uno scherzo in videochiamata, quindi mi mancava un pochino e mi è venuto in mente uno scherzo e adesso vi spiego in che circostanza e come è capitato. Vi devo vendicare perché l'ultima volta nello scherzo che mi hanno fatto davvero impazzire. Vi lascio qua il link, ma nel frattempo vi ricordo di seguire Tina e Pippo se non siete ancora iscritti, iscrivervi al canale e soprattutto seguirli anche sugli altri social perché spesso pubblichiamo anche su Instagram, facciamo storie, vari contenuti, quindi vi lasciamo profilo Instagram e TikTok sia qui sotto che se riesco anche qua in sovraimpressione. Come mi è venuta l'idea di questo scherzo? Allora, io ho ricevuto alcuni giorni fa, chi mi segue su Instagram nel mio profilo personale lo sa, ho fatto il compleanno da poco e tra poco è la festa della mamma e ho ricevuto dai ragazzi un regalo post compleanno, mi è arrivato appunto pochi giorni fa, quindi dopo il compleanno, un regalo inaspettato. Mi hanno regalato lei, questa nuova ProScenic, che è un aspirapolvere cordless intelligente ed è il modello P11 Mopping, che adesso andremo a vedere insieme, ve la faccio vedere nel dettaglio. È stata proprio lei a suggerirmi lo scherzo da fare a Tina. Questa aspirapolvere, oltre ad essere un aspirapolvere intelligente, è super accessoriata, cioè aspira e ha anche un serbatoio dell'acqua, quindi va a lavare, ma lo vedremo tra poco, e ha degli accessori che mi hanno dato l'idea per lo scherzo da fare a Tina. E che idea mi hanno dato? Allora, ha degli accessori che si collegano, quindi a parte questo pezzo qua che vedete, questo lungo per i pavimenti, questa aspirapolvere ha degli accessori più corti per la pulizia, che ne so, all'interno di un mobile, negli spazi, negli angoletti, quindi ha questi accessori particolari. Uno di questi mi ha fatto venire in mente lo scherzo da fare a Tina. Io praticamente dirò che con questa pioggia mi annoio, ho fatto sì tutte le pulizie, quelle standard. E siccome sto facendo pulizia di primavera, mi è venuto in mente di pulire all'interno della sua vetrinetta, proprio con questa aspirapolvere e con l'accessorio, quel beccuccio che praticamente va a pulire gli angoli. Peccato, e farò la disperata, che non so come dirglielo e tutto quanto, peccato che proprio questa aspirapolvere, essendo potente, ha tirato e ha aspirato di brutto, accartocciandolo, il biglietto di Ultimo. Proprio così, il biglietto del concerto che avrà a giugno di Ultimo qua a Torino. E quindi dirò: guarda, il tuo biglietto originale purtroppo non l'ho fatto apposta, ma lei è veramente potente. Ti ha accartocciato il biglietto. Il problema non penso sia averne una copia, perché in quel caso presumo che te lo rimandino via mail, però non avrà più l'originale che lei solitamente colleziona, quindi comunque sarà disperata, perché se l'è conservato e ce l'ha qua nella vetrinetta proprio per non farlo rovinare, e invece mamma glielo aspira. Naturalmente Pippo sarà mia complice, tra poco verrà qui e faremo la videochiamata che registreremo e vedremo un pochettino la sua reazione, poi dopo un po' naturalmente le dirò. Che è uno scherzo suggerito dal suo stesso regalo, giustamente devo vendicarmi in qualche modo. Ma prima di procedere con la videochiamata, vi faccio vedere nel dettaglio lei, questa P11 Mopping di ProScenic. Non l'ho ancora adoperata, quindi la vediamo insieme perché mi è arrivata veramente un paio di giorni fa. Quindi voglio adoperarla per questo scherzo e poi dopo andare ad adoperarla veramente. Ve la mostro perché magari può essere un'idea regalo per la vostra mamma o per un compleanno, o per la festa della mamma o per qualsiasi altra evenienza. Ve la faccio vedere appunto un attimino nel dettaglio, da vicino, e poi andiamo con lo scherzo. Allora, vi mostro come si presenta. Qui abbiamo il manuale di istruzioni, quindi della nostra aspirapolvere, e qui i fatidici accessori. Adesso ve li apro tutti e vi faccio vedere. Ma ecco qui l'aspirapolvere da montare. Abbiamo il pezzo per il pavimento, la spazzola per aspirare, il serbatoio per lavare che si riempie d'acqua col panno che si aggancia poi qua dietro. I signorini mi hanno munito di tutto per pulirgli la stanza e tutto quanto. Il motore, quindi il pezzo motore a cui attaccheremo l'accessorio incriminato, la base che si mette contro il muro per poi ricaricare l'aspirapolvere. Questa è la batteria ricaricabile, il pezzo centrale, quindi quello lì per i pavimenti che vi ho fatto vedere, un filtro.
i due accessori che mi hanno fatto venire l'idea. Io userò naturalmente questo perché è bello largo, quindi ci sta che può aver aspirato naturalmente il biglietto, quindi dirò che lui è il colpevole. E come vedete è un accessorio che si attacca qua, si dovrebbe, ecco, sì, si aggancia qua e quindi mi permette di aspirare all'interno dei mobili. Eccolo montato, come vedete permette di aspirare, qua posso aumentare la potenza naturalmente e questa potenza aspirerà il biglietto. Adesso la spengo, ve la faccio vedere montata col pezzo pavimenti e poi andiamo in telefonata con Tina. Vediamo un pochino. Wow, è comodissima ragazzi, guardate anche la luce davanti, quindi riuscite ad aspirare per bene, a vedere dove aspirare. È leggerissima e si e gira, questo pezzo qua gira a 180 gradi, quindi riuscite ad andare anche negli angoletti più particolari, bellissimo. Naturalmente spengo, cosa sto facendo? Ok, spegnendola, volendo io posso anche lavare utilizzando lui, praticamente metterò qua l'acqua e vado ad aspirare, nel frattempo pulisce il pavimento, quindi ottimo. Adesso io direi è ora di fare la videochiamata e di far credere a Tina che il suo biglietto è andato distrutto. Ragazzi, ci siamo, tra poco chiama Tina, quindi ho detto di chiamarvi che adesso sono libera. Siamo e pronti. Quindi andiamo con lo scherzo e vediamo un pochino che cosa, come reagirà. Secondo me si dispera, sì. E si cavola. Adesso vediamo perché dovrebbe arrivare. Dovrebbe arrivare la chiamata, alzo anche un po' i volumi perché io disattivo sempre le notifiche e tra poco praticamente dovrebbe chiamarci. Nel frattempo sta chiamando, ragazzi. Oh, mi raccomando. Ciao Vale. Ciao. Ciao. Ciao, c'è anche tuo fratello. Dai. Così, così. Io sono a letto, che sono stanca. Tu? Aia! Oh, che hai fatto? Ma che fai? Ah, sono stata anche a letto. Mm. Mi sto riposando un po'. Guardando un po' il TV. Che mi dici di bello? Niente, mi sto rilassando un po', ho studiato tutto il giorno, adesso un attimo mi sto mettendo qua tranquilla. Mm. Io non è che ho tante cose belle da dire. Perché? No, sono un po'... cioè, è successa una cosa da poco, non è che è successo chissà che cosa. Però ti riguarda... Un piccolo incidente, diciamo così. Non so come dirtelo, però è capitato. Chi si è fatto male? No, non si è fatto male nessuno, ma infatti non è niente di che, però giustamente te lo devo dire perché è successo. No, non c'entra niente tuo fratello, cioè, è una cosa che ho combinato io, ma senza volerlo, proprio in buona fede, non l'ho fatto. Dai, dici, io sono... ma no, allora... Ma riguarda me? Ti riguarda, sì... certo, allora ho fatto una cavolata, però non l'ho fatta, no, cioè, sai quando ti capitano le cose senza volere, proprio senza volere. Mi avete regalato sta aspirapolvere, l'ultima che mi avete regalato per compleanno, festa della mamma, ecco, e mi è arrivata, sì, mi piace un casino, infatti oggi mi sono messa un po' all'opera, l'ho montata, ho detto mi metto a pulire anche perché piove, che devo fare? Allora ho detto ma sì, solo che... ho visto che c'aveva degli accessori, ce n'ha tanti, tra l'altro è una bella aspirazione, aspira molto bene. Allora ho detto, ma quasi quasi mi metto a pulire e gli do una bella pulita. E soltanto che ho usato gli accessori e non l'ho fatta apposta, io te lo giuro, ho usato questo accessorio qua, questo beccuccio qua. Perché mi è venuto in mente, tu pulisco un po' la vetrinetta lì dove tu c'hai i libri qua. Tutto, perché questa è perfetta, aspira benissimo la polvere. Che fatto? Però la polvere però aspira benissimo, non... Aspira troppo bene. E non so come dirtelo. Tu no, mi... no, no, no,
No, penso che si può risolvere. Allora, in poche parole, aspirando, non ho tolto tutto dal mobile, ho detto tanto aspiro sopra e si è tirato su il biglietto di ultimo. No, sto scherzando. No, no. No, vorrei scherzare, Vale. Si è tirato su il biglietto di ultimo. E il problema è che c'ha, sai che va a finire dove c'è quella ruota, cioè te l'ha accartocciato l'originale, ma te lo giuro, io non l'ho fatta apposta, io ho messo questo, va a capire che andava a tirare su di brutto, io... Vale, ma perché respirare lì? Ma chi ti chiedeva? Lo so. Te l'ho pagato quel biglietto? Sì, no, ma poi non è anche colpa sua, c'è stato il beccuccio alla fine. E lo so, però non l'ho fatta apposta, non l'ho fatta apposta e mi sono messa... Vale, mica mi metto a divertirmi. Perché ti sei aspirato lì? E ormai ho aspirato e mi è andata da pulire, ho detto pulisco sopra i libri, perché sai che lì si accumula la polvere. Non l'ho fatto apposta. Ma io non pensavo, solo che questo qua, lo vedi che è largo? Qua c'è entrato proprio... C'era la busta lì, ma io non pensavo fosse aperta e poi è salito su e se l'è tirato su. Io quando ho sentito sto rumore... Te lo manderà, allora, secondo me te lo mandano ma virtuale, nel senso che l'originale non ce l'hai più. No, 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 io lo voglio originale, oh. E non lo so se te lo stampano originale di nuovo, non lo so se ma proprio non è che sei stropicciato, perché è andato nel coso che gira e proprio si è... accartocciato, io non so se è strappato, non ho voluto aprire il coso motore, no. Però... Sì, ma sei andato lì, vuol dire che si è strappato. Sì, comunque di sicuro è dilaniato, perché se l'è tirato così, tempo che me ne sono accorta, mi sono resa conto, ormai girava. Mi dispiace, tia. E non lo è... Piace. Scusa, io ti ho detto che Tiziani li volevo, di Tiziani di ultimo. Porca troia, di due. E uno me lo rompo. Ma non l'ho mica fatta apposta. E che devo fare? Se, allora, sai che io non amo ultimo, però te lo giuro, non l'ho fatta apposta. Te l'avrei dilaniato prima, mica adesso, così. Cioè, no, è grande. Ma guarda, lo vedi? Questo, maledetto, ha tirato. Aspiravi così a occhi chiusi. È sopra i libri, ma c'era la busta del biglietto, non l'ho vista, era aperta e se l'è tirato su. Perché tu metti sempre le buste tipo dietro ai quaderni, no, e l'ha tirato su. Dopo, io mi sono resa conto dopo, pensavo fosse un segnalibro, poi ho visto la busta e ho capito, ho detto no, non so come dirglielo. E che te devo dire? Dimmi che è uno scherzo, mamma. Non è uno scherzo, purtroppo non è uno scherzo. Vale, mi informo, se te lo posso comprare di nuovo te lo compro, ma non lo so. No, voglio, in qualsiasi modo. Lo vuoi. Voi mi avete regalato sta aspirapolvere, aspira troppo bene, non è colpa mia. Io lo... Dare i mobili. Mi è venuta st'idea. Il beccuccio l'hanno messo. Non sapevo quello. Che fare, ho detto mi passo il tempo. Ho detto magari, sai, tu ti lamenti sempre che c'è polvere, sei allergica, io mi sono messa a aspirare. Io ho capito, ma le librerie, la polvere fuori. Ma si accumula anche dentro, io mi sono messa... Scusa, sai quando ti viene quel flip mentale, che ne so, doveva andare così, Vale? Doveva andare così, doveva andare al motore. Che ci vuoi fare? Non lo so, ma come fai? Deve andare così, il biglietto era lì tranquillo, sei tu che sei andata a stuzzicare. Come fai? Mo come faccio? Trova la tua soluzione, io non faccio niente, me la devi fare tu. Non lo so. Mo mi trovo il biglietto tutto, dai, quello di ultimo che ci tenevo, la prima volta che vado a vederlo. Proprio la prima volta, è vero. Mamma mia. La prima volta che vado a vederlo. Scusa. Non lo so, veramente, scusa. Vabbè, informati. L'unica mamma è o far io rimandare cartaceo. Non te lo fanno più, te lo mandano via mail. Oppure non lo so. Oppure... A me non piace il stampato. Oppure... Io lo voglio originale. Oppure... Non lo so. Oppure uno scherzo! Cagare, ma va a cagare. Andate a cagare. Dai, sei felice. Volevo che lo dicevi tu, perché lo dico sempre io. Mi avete fatto sto regalo, mi ha dato st'idea, ho detto io mi devo divertire troppo, tra l'altro sei filmata, video filmata. Ma il
tuo biglietto per ora è integro. Devo andare a fare pulizie all'interno della... Devo andare a fare pulizie. Non usare quel beccuccio. Usare questo. Lo uso proprio sul biglietto. Sai che io sto cantante. Comunque, vabbè. Niente. Ultimo, ma non è l'ultimo scherzo che faremo ultimo. Dai, su. Oh, ci annoiavamo. Ho detto facciamo uno scherzo. Mentre provo l'aspirapolvere, facciamo uno scherzo. Cioè, è venuta così. Anzi, mi è venuta. Per inaugurare il mese. Oh, mi devo indicare. Mi fate impazzire ogni volta. Vabbè, ragazzi, io mi preparo al linciaggio. Ciao. Ciao.